rapporto tra lo stupore, che è conoscenza, che mi porta a conoscere, con la bellezza, che in queste puntate abbiamo tentato di abbozzare violentando, tra virgolette, le argute, profonde riflessioni di Don Luigi Giussani. Oggi, ecco, voglio continuare a lasciarci provocare su questo tema da un altro grande contemplativo della nostra storia, da un grande uomo di fede, un uomo che ha fondato una realtà monastica, Divo Barsotti. In un suo scritto, un suo testo, Verso la visione, motiva lo stupore di fronte alla bellezza proprio partendo dalla sua esperienza di vita monastica. E noi sappiamo che la vita monastica in genere si realizza in monasteri che hanno come, tra virgolette, scenografia, cioè monasteri che sorgono all'interno di monti, di valli, di foreste, ma anche di deserti. Io ho visto più di un monastero nel deserto, proprio perché la natura, la bellezza della natura, provoca lo stupore, ti aiuta a stupirti. Quante volte noi viaggiamo, attraversiamo panorami, o passeggiamo in foreste, o scaliamo montagne, o passeggiamo sulla spiaggia del mare, quante volte noi lo facciamo senza stupirci? Eppure è capitato anche a me non lasciarmi stupire dalla bellezza della natura, ma molte altre volte la bellezza della natura mi ha stupito, ha vinto molte volte la mia ottusità, la mia sclerocardia, la mia chiusura, la mia tristezza. Ecco che la bellezza della natura che ti fa stupire è anche uno strumento che Dio ti mette nelle mani per poter vincere la tua tristezza, per poter vincere il nostro egoismo. Pensiamo a Francesco d'Assisi, al Cantico delle Creature. Da dove nasce? Se non dallo stupore della bellezza del creato che conduce, che è il riflesso della bellezza del creatore. E dicevo, Divo Barsotti appunto ci presenta la vita monastica come capacità, come scuola di stupore. Ma di questo ne parleremo nelle prossime puntate. E adesso basta che dobbiamo semplicemente fermarci, dobbiamo semplicemente, oggi se riusciamo, lasciarci abbagliare dalla bellezza di un piccolo particolare, sia che viviamo in città, sia che viviamo in campagna, sia che viviamo in collina, sia che viviamo sul mare, sia che viviamo in montagna. Guardiamo la natura, ciò che è attorno a noi e in noi, e riusciremo a stupirci. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!